serie di interventi che, come tutte le azioni umane, si svolgono nel tempo. Ecco le tempistiche del progetto illustrate da Lorenzo. Buonasera a tutti, a me è compito un po' di parlare di tempistica. Perché? Perché secondo noi, secondo il ragionamento che stiamo facendo da un anno, il tempo ha un suo peso in questo genere di progetti. Perché sappiamo tutti, nessuno di noi è nato ieri, che i tempi della politica, i tempi dell'amministrazione, della macchina comunale hanno delle caratteristiche note, mettiamola così in maniera dolce. Diciamo che vorremmo arrivare a una mediazione tra i tempi della politica e i tempi della vita, nel senso che l'unico tempo che noi come qualificazione sociale, riprendo quella di Biggio di prima, perciò precari, donne, intermittenti, ma precari al grande reddito, disoccupati, pensionati, anche qualcuno. Abbiamo visto un po' di tutte le fasi di intermittenza del reddito, ma al di là di quello crediamo che il tempo della nostra vita oggi sia esclusivamente il presente e pertanto la questione dei tempi per noi è un capitolo molto importante. Per questo abbiamo anche cercato di fare una proposta al Comune che fosse ricevibile dal punto di vista di quello che vogliamo mettere poi sul campo. Allora, senza che vi stia a spiegare cose che potete vedere tranquillamente da voi stessi, sul progetto che avete in mano c'è una definizione di quelli che sono un po' un primo progetto di tempistica di realizzo. Sostanzialmente, se vogliamo dividervi un po' aree, vediamo le prime due posizioni, perciò quella amministrativa burocratica ha una parte fondamentale nei primi sei mesi, nel senso che vorremmo riuscire a costruire, almeno anche da parte nostra, la macchina che gestisca questa cosa qui, anche rispetto alle esigenze che può avere un comune di avere un soggetto qualificato per gestire un suo spazio. Vorremmo farcela in sei mesi e ce la faremo. La cosa che vorremmo dal comune in sei mesi sarebbe appunto, ma dopo Pigio sarà un po' più esplicito, l'apertura del tavolo tecnico, perciò vorremmo che i primi sei mesi di attività, che secondo me iniziano ieri, servissero un po' per mettere in ordine quello che sono le relazioni tra i vari soggetti. L'altra questione importante su cui ci teniamo un po' a soffermarci è il restauro. Noi vorremmo partire, rispetto alla tempistica che ci siamo dati, prima di tutto dallo stabile A, in quanto è lo stabile messo meglio, è quello più utilizzabile e, come vi ha spiegato benissimo Guido, è un po' il cuore di tutto il progetto, cioè lo spazio comune da cui partono tutti i progetti che nascono all'interno o di fianco alla Casa dei Beni Comuni. E qui mi collego subito con una cosa che devo spiegarvi, che trovate ben scritta nel progetto, che è la questione e il progetto del risparmio energetico. Questa è una questione per noi fondamentale, come tantissimi di voi condividiamo le lotte per i beni comuni che vengono fatte in provincia da anni, e abbiamo imparato a porci dei problemi sulla produzione di energia elettrica e soprattutto sul risparmio energetico e su come vengono utilizzate le fonti. Anni di ragionamenti, anche Zucconi come me hanno insegnato che per ogni progetto nuovo che nasce dovremmo, almeno noi, avere uno spirito un po' diverso rispetto all'utilizzo delle nostre fonti energetiche. Siccome viviamo in una provincia in cui ci hanno trasformato perfino l'idroelettrico in una tecnologia sporca, allora abbiamo pensato che di fianco alla costruzione di uno spazio sociale con le caratteristiche che hanno spiegato benissimo prima di me gli altri, vogliamo metterci di fianco un progetto di risparmio energetico. E questa cosa qua, questa elaborazione sta avvenendo anche grazie al fatto che nell'assemblea ci sono persone con competenze tecniche alte rispetto a qualsiasi persona normale come noi, e all'idea che è nata, che è di costruire un vero e proprio laboratorio di risparmio energetico sulla caserma, sullo spazio, con pubbliche energie. Molti di voi sapranno cos'è, è un soggetto a cui aderiscono diversi comuni della provincia che da anni si occupa di costruire cultura del risparmio energetico e interventi diretti di economia sociale sul risparmio energetico, gruppi d'acquisto per il fotovoltaico, a veri e propri corsi che ti insegnano come risparmiare rispetto all'utilizzo dell'energia. La nostra intenzione è iniziare subito, cioè quando inizieranno i lavori sarà la prima parte di questo laboratorio di risparmio energetico. Vorremmo che i corsi di pubbliche energie per gli attivisti e per chiunque voglia
della zona umana, della casa dei beni comuni, vadano pari passo con i lavori di restauro dello stabile A. Partiamo da lì, perché vorremmo arrivare a uno stabile. Il nostro obiettivo è quello di avere uno stabile a energia quasi zero, ovvero che riesca a mantenersi, a essere indipendente anche dal punto di vista energetico. E questo per noi è un progetto fondamentale. Grazie a Marco stiamo essendo una relazione con Pubblica Energia su questo piano qui, e è da qui che vorremmo partire per ristrutturare lo stabilino, la casermetta che avete visto. Anche perché, oltre al fotovoltaico, che come sapete l'unico difetto che ha è il costo, esistono un sacco di altre tecnologie che Zucconi come me stanno imparando in questi giorni, che sono la pavimentazione naturale, possibilità di isolamento di altissimo livello e che possono essere fatte homemade, autonomamente, e anche in questo vorremmo praticare quello che poi andiamo raccontando, nel senso che poi vorremmo mettere in pratica quello che impariamo da chi ne sa più di noi. L'altra questione fondamentale sui tempi è il fatto che, come vedete, già dal secondo semestre vorremmo, all'inizio del secondo semestre, vorremmo iniziare con le attività, nel senso che noi stiamo ragionando in termini di tempo perché per il prossimo anno, maggio-giugno, si possano iniziare le attività, posto il fatto che si inizi domani e allora contate i cinesi. Perciò stiamo costruendo un calendario di lavoro che abbia queste caratteristiche, anche perché abbiamo la disponibilità di lavorare anche in inverno, noi precarissimi, perciò non abbiamo problemi di temperature e stagioni. L'ultima cosa che vi dico, corta, è un po' sulle finanze, perché è un capitolo che su quel testo che trovate in mano è abbastanza generico, infatti l'abbiamo scritto come uno dei punti deboli del progetto, ma consci anche del fatto che possiamo arrivare a una formulazione più tecnica del finanziamento quando chiaramente si aprirà un tavolo tecnico comune che ci permette di fare una valutazione anche di quello che sono gli investimenti da fare sullo spazio. Finanziamento, come diceva Nico, ha una caratteristica fondamentale, ovvero il non assistenzialismo rispetto al comune, che è l'ente che ci darebbe lo stabile. Questo perché intanto ha una posizione ideologica da parte nostra rispetto a come vediamo le cose del mondo. L'altra cosa è perché siamo convinti che si possano costruire capacità di finanziamento dal basso e di efficacia. Ovvero le cose che possiamo mettere già in campo dall'inizio sono una campagna di finanziamento di sottoscrizione popolare attraverso degli strumenti che stiamo valutando, il finanziamento attraverso il 5 per 1000, avendo un'associazione che può rispondere di questo requisito, e chiaramente l'autofinanziamento dovuto dalle attività interne dello spazio, che per chi di noi ha già avuto esperienza di gestione degli spazi sappiamo che si può costruire con una piccolissima economia sociale intorno allo spazio, e puntare all'automantenimento di uno spazio di quel genere là sappiamo non essere possibile, anzi praticabile. L'ultima cosa che vi dico e poi vi lascio è rispetto alla cooperazione. Questi tempi si riferiscono al presente, anche perché vedo tantissimi under 40 in sala e molti hanno la tendenza giustamente a cercare un luogo migliore dove andare a parare. Abbiamo una fuga di cervelli, ma anche una fuga di braccia, una fuga di gambe sicuramente importante da questa provincia, perché noi abbiamo anche la supponenza che un progetto del genere riesca anche a costruire una furia di cervelli, non una fuga di cervelli. Pensate che gran parte di questo progetto, gran parte di quello che delle macchine che vedete intorno, dai video alla stesura di tutto, alla capacità finanziaria, agli architetti che sono venuti dentro lo stabile, sono tutti cervelli bellunesi rubati al lavoro, che sono venuti a cooperare per un progetto che non gli dà nessun ritorno, ma che ha un ritorno per tutta la comunità. Detto questo, mi interrompo e lascio a Biggio l'ultimo pezzettino. Spero che sia emerso da questa rapida, perché nell'ordine delle cose esporre abbastanza rapidamente, il fatto che questo progetto, al di là degli spunti ideologici o idealistici, è ben ancorato, ha i piedi ben ancorati per terra e soprattutto in quella particolare terra che è la nostra comunità. Quindi, visto che cerchiamo di essere il più ancorati possibile, abbiamo posto l'accento molto sui tempi
e sulla necessità di dare uno sguardo che sia uno sguardo presente. Ecco, prima di passare la parola all'amministrazione comunale, noi vorremmo presentare tre proposte, chiamiamole così. Innanzitutto la costituzione del tavolo tecnico, che è una richiesta che già facemmo a febbraio quando ci fu il primo incontro pubblico con il sindaco, e si era però in un momento di piena ricognizione degli stabili. Il comune stava sostanzialmente facendo un inventario di che cosa era in proprio possesso. E quindi la necessità dell'apertura di questo tavolo tecnico, che ha come finalità il vaglio delle problematicità eventuali di carattere tecnico e logistico, dunque il vaglio di problematicità e specificità. Secondo punto, la possibilità di partire immediatamente con i lavori di sussidiarietà, quindi con la possibilità di poter continuare a operare come volontari senza la necessità della presenza di un delegato comunale. Sostanzialmente noi le operazioni di sfaggio sono state attuate da noi attivisti come facendo le veci di volontari comunali, con la garanzia di appunto un delegato, che nella fattispecie fu un rappresentante della protezione civile. E proprio per porre ulteriormente l'accento sulla il carattere presente di questo progetto, anche a livello di tempistiche, visti i tempi e lo iato e la forbice tra tempo della vita e tempo della politica, la nostra proposta è un'assegnazione per una convenzione di assegnazione diretta con la durata di 10 anni, che di fatto riflette la divisione in semestri che rapidamente è stata presentata da Lorenzo. Qui concludo e passo la parola all'amministrazione comunale. Grazie.